Buongiorno dagli studi di Obiettivo News. Oggi, 2 febbraio, è la Candelora e si celebra la presentazione del Signore. Oggi è anche la giornata mondiale della crêpe. Secondo i riti pagani, il giorno della Candelora coincide col momento in cui le giornate si allungano più rapidamente e si uscite dall'inverno. Il sole si ricollega ai raccolti e all'abbondanza. Infatti, il 2 febbraio era buon auspicio cucinare le crêpe con la farina rimasta nel vecchio raccolto, per rassicurarsi la buona riuscita dei raccolti futuri. Per la religione cristiana, il 2 febbraio si celebra la presentazione di Gesù al Tempio e vengono benedette le candele, da qui appunto Candelora. La tradizione racconta di come dei pellegrini arrivati a Roma, in occasione del giorno della Candelora, siano stati accolti da Papa Gelasio I, che chiese di cucinare per loro qualcosa di energico a base di farina e uova. Ai pellegrini francesi piacque talmente tanto la ricetta che decisero di dedicare alle crêpe la giornata della Candelora, da cui è nata la tradizione. I francesi sono molto legati a questa ricorrenza, anche se al giorno d'oggi questa giornata è più legata alla crêpe in quanto tale che non alle sue origini. Ci piace però pensare che porti fortuna e che sia buon auspicio mangiarle oggi. Oggi è anche la giornata mondiale delle zone umide, nata per sensibilizzare sull'importante ruolo svolto dalle zone umide come soluzioni naturali nell'adattarsi e mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici. Questa giornata nasce nel 1971 in Iran per commemorare la firma della Convenzione sulle zone umide, firmata nella città iraniana di Ramsar proprio nel 1971. Buona giornata!